Il cantante di Cellino San Marco sta attraversando un periodo d'oro e sembra non veder l'ora di condividere i nuovi traguardi con i fan. Albano è inarrestabile. Questi primi mesi del 2022 sembra stiano andando proprio per il meglio, per il «Leone delle Puglie». Albano Carrisi, che la scorsa estate era sotto l'occhio del ciclone, da quando ha partecipato a Ballando con le Stelle pare stia vivendo una seconda giovinezza. Se l'anno scorso non era andato per il meglio, segnato com'era dall'abbandono forzato a The Voice Senior, questi primi mesi sembrano avergli voluto regalare una sorta di rivincita. Dopo aver partecipato assieme alla figlia Jasmine alla prima edizione dello spin-off del celebre programma musicale nel 2020, infatti, l'artista pugliese si aspettava di essere riconfermato senza indugi dalla produzione. Gli autori gli hanno invece preferito Orietta Berti, fresca di successo con il Tormentone 1000, realizzato con Fedez e Achille Lauro. Quando gli hanno chiesto il motivo della sua sostituzione, il Carrisi non ci ha andato gia leggero, vorrei saperlo più io. Ha infatti esclamato, chiaramente deluso e amareggiato dalla scelta. Poi è arrivata la chiamata di Milly Carlucci, che ha cambiato tutto, riportandolo sotto i riflettori e rendendolo protagonista della nuova edizione del talent di Rai 1. Dalla non si è più fermato. Albano si gode il periodo, magico, il cantante se la spassa. Proprietario di un profilo Instagram ufficiale, il cantante ha voluto proprio sul social condividere con i fan uno scatto, che lo vede in buona compagnia, impegnato in una serata di grande divertimento. La foto lo mostra fare il segno dell'ok in compagnia di altri tre artisti, durante una serata tutta dedicata alla sua amatissima Puglia e che lo ha visto ospite d'onore al Foxwoods Resort Casino. Leggi anche trattino maggiore. Leggi anche trattino maggiore. Non c'ha che dire, Albano se la sta spassando, ed è palese la sua grande felicità. Gioia che ha coinvolto anche i tanti follower, noi incia i compagni di avventura oltreoceano, hai un grande piacere trovarci tutti insieme in America e condividere radici e musica.